Regista del film, grazie. Buonasera. Stasera è la seconda volta che il Multisala Porta Nova proietta un film realizzato da me, sempre un piacere, e era circa 3 anni fa con Metallari Rimandare a Crema, e stasera Maschera di Crema, un'altra maschera, perché Crema, prima di essere città dello sport, è città del gadget, tutti penso che lo conosciamo. E nulla, questa avventura è nata nel capannone del comitato Carnevale Cremasco, e questo, diciamo, piccolo film parla, oltre alla maschera, parla di tutto il lavoro che c'è dietro alla realizzazione del Carnevale Cremasco. È un lavoro fatto di tanti volontari, rappresentati dal comitato Carnevale Cremasco, i Pantelù, Amici, Barabet, eccetera eccetera. È un lavoro sotterraneo che si vede solo qualche giorno all'anno, ma in realtà dura tutto l'anno, e qua lo vedrete. Ringrazio, vabbè, il Centro Galmozzi per avermi dato la fiducia ancora per un nuovo lavoro, e Anna Zambelli, che è una volontaria del Centro Galmozzi che veramente si fa in quattro, Romano, Nino, la troupe, Francesco Bianchessi e Giampaolo Abbondio, e ovviamente Ed Warner al secolo Marco degli Agosti, che ha curato i testi e le poesie che sentirete durante il film. Ovviamente devo ringraziare i gadget, non tutti perché faremo mattina, però quelli che sono prestati particolarmente in questo film, che sono Augusto Zacchetti, Nico Azzecchini e Giancarlo Molaschi, anche lui del Centro Galmozzi. Che dire, buona visione. Insomma, è un lavoro prezioso, noi siamo molto contenti e soddisfatti del lavoro che ha fatto Gabriele, l'avete visto, e c'è molto più girato, però questa è l'essenza del lavoro. Io, prima di dare la parola e quindi chiudere a Matteo e Eugenio, volevo ricordare, anche a nome del presidente Romano Dassi del Centro Galmozzi, veramente di partecipare all'8 dicembre, al pomeriggio dell'8 dicembre al San Domenico, dove ci saranno ulteriori sorprese, dove ci sarà un ottimo presentatore, ci saranno degli intervistati fenomenali, sorprendenti, e insomma, altra materia memorabile. Matteo. Beh, innanzitutto io farei un grande applauso a Gabriele Pavesi, perché è davvero bello. Davvero bello, perché credo sia riuscito a catturare l'essenza del Carnevale Cremasco, che è basato sull'allegria, ma che non è solo l'allegria che si regala, è l'allegria che parte dal comitato stesso, perché si è visto davvero che c'è un gruppo affiatato che dedica tempo, che dedica passione, quindi che sta bene insieme. Ne avete bevute di bottiglie di vino e mangiati di piatti di pasta, i trattoristi no, insomma, anche loro qualcheduno. Forse molti di voi, è già la seconda volta che vedo il comitato Carnevale, Zacchetti in primis, che è là in alto, che salutiamo, in televisione in 10 giorni, è già la seconda volta. Sabato scorso l'abbiamo visti su Rai 2, a cui è stato dedicato nella puntata di Sereno Variabile un bello spazio, e oggi li vediamo sul grande schermo, quindi credo che siano spazi meritati, dovuti, perché Molaschi, in una battuta finale del Giancarlo Molaschi, in una battuta finale del filmato, si chiedeva se il carnevale di oggi è vissuto da tutta la città. Io non lo so, però so certamente che la città senza il Carnevale Cremasco sarebbe senz'altro più povera. Quindi grazie a voi del Comitato Carnevale, perché anche da questo filmato si vede la fatica e la passione che ci mettete, che è una fatica sana, è una fatica vera, non nel rubare tempo, come diceva Erminio nel filmato, ma perché il tempo sì, lo sottraete a voi stessi, però lo regalate agli altri. Io questo credo che sia un regalo che fate a tutti i cremaschi, a tutti quelli che vengono a vedere il nostro carnevale meraviglioso. E un applauso lo vorrei fare anche al Centro Ricerca Galmozzi, perché in tanti anni è davvero riuscito ogni anno in più di un'occasione a raccontare perfettamente tante realtà del nostro territorio.
è tanti anni che lo fate, è tanti anni che raccontate la memoria, la storia, le tradizioni del nostro territorio, ma lo fate rinnovandola, innovando anche voi stessi. E quindi questa è una capacità che non tutti hanno. E quindi un applauso grande anche al Centro di Ricerca Gamonte, perché anche stasera ci ha regalato un ottimo lavoro e ha dato l'avvio alla stagione del Carnevale Cremasco, perché stasera abbiamo parlato del Carnevale, l'8 dicembre parliamo del Carnevale, poi facciamo le feste di Natale e a fine gennaio iniziamo di Carnevale, faremo tutto febbraio, e quindi ci auguriamo che anche il 2017 sia una bella stagione per il Carnevale Cremasco, augurandoci che dal punto di vista meteorologico sia anche un po' più fortunata rispetto alle ultime due o tre edizioni. Quindi grazie a voi che siete stati qui, grazie a Gabriele, al Centro Galmozzi, e da parte dell'amministrazione e del sindaco soprattutto un grazie a voi, al Comitato Carnevale, perché siete persone e amici stupendi che regalate a Crema un qualcosa che altre città non hanno. Grazie. Allora, innanzitutto saluto tutti voi, buonasera, sono contento che siete venuti a vedere questo documentario che è veramente interessante e devo dire che mi è piaciuto parecchio, anche se l'ho vissuto con voi. Ringrazio il Centro Galmozzi che ci ha dato questa opportunità, ci ha dato questa visibilità e ha raccontato un po' la storia di quello che è il Carnevale. Io un ringraziamento lo farei a tutti i volontari, perché forse in questi spezzoni si è visto il lavoro che fanno, ma vi garantisco che le sere che passano ai capannoni, le domeniche e i sabati che passano ai capannoni sono veramente tante. Mia moglie e tutte le donne sarebbero da ringraziare e fare un altare, perché hanno i mariti più al carnevale che neanche nelle loro case, di conseguenza mi sento anche un po' colpevole, forse prima di me c'è qualcun altro che dovrebbe sentirsi colpevole, che il carnevale l'ha portato avanti per più anni di me. Senza tutti questi volontari che hanno dato la possibilità al presidente che c'era prima e a me in questo momento di formare questo gruppo, questa aggregazione, questa voglia di stare insieme, questa voglia di lavorare. Non dico che siamo sempre così felici e sereni, però comunque alla fine la nostra amicizia, la nostra voglia di stare insieme prevale sopra ogni cosa e alla fine ci troviamo sempre al carnevale. Io, il mio sogno più grande è quello, sto tentando con le scuole, sto tentando con tutti, perché questa forma di associazionismo venga recepita anche dai ragazzi, dalla gente più giovane, anche se gli interessi sono un po' diversi. Però noi stiamo lottando col cuore per dare un seguito a questo carnevale, perché stiamo andando un po' tutti in pensione e la materia giovane non si avvicina tanto. Di conseguenza il mio appello è volto anche a questi ragazzi qua. È un mondo fantastico, io mi sono innamorato 20 anni fa e ancora tuttora ci credo in quello che è il carnevale e cercherò di portarlo avanti il più possibile. Un grazie di cuore a tutti i miei collaboratori e a tutti i volontari del carnevale, perché il carnevale c'è ancora a Crema grazie a queste persone qua che col loro cuore fanno i carri e dedicano il loro tempo, che è prezioso per tutti il tempo, e loro lo regalano alla città di Crema. Grazie a tutti ragazzi. La serata finisce qui. Andiamo, possiamo andare. Sì, sì, benissima, Renato. Benissimo. Tu sei uscito in video, guarda, un bijou, complimenti. San Domenico, 8 dicembre, ore 16. Grazie, buonasera.